Un pochetto, Live, ci siamo. ok. Allora, siamo live. Esatto. Vediamo. Come sempre, dateci qualche secondo tecnico per organizzare la condivisione della diretta. È sempre una fregatura con le dirette, non dovrebbero fare quando sei pronto parti e ti fanno fare tutto, Esatto. insomma, Allora, senza... il link l'ho condiviso con Ok. Emanuele. Abbiamo Allora, Illulink. mentre Emanuele fa Le tutte le robe tecniche condivisioni, dovute, esatto, del caso. io faccio una Fammi brevissima introduzione, come sempre, non sul tema della diretta, ma in generale sulle linee guida di quello che facciamo, ovvero le informazioni di servizio. Come sempre, noi iniziamo in orario. Ma per Esatto. tutte le persone che ci seguono non c'è nessun problema perché potete recuperarvi la diretta in qualsiasi momento. Altra nota di servizio, a sto giro non sono a casa mia, l'ho già detto a Emanuele in privato, mi trovo nel mio ufficio a Cagliari perché non ho avuto il tempo materiale di tornare a casa, quindi potrebbe capitare che ogni tanto di sottofondo potesse sentire i miei colleghi. Però in linea generale proseguiremo dritti, affronteremo tutte le tematiche, insomma, nel caso siate pazienti e ignorate la cosa. Sì, io invece sono a casa tutto a posto, come sempre. Esatto. Allora, di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di un argomento, secondo me, incredibilmente interessante, che è l'assedio di Costantinopoli del 717. In verità non è il primo giro di valzer che la città ha dovuto subire, perché già gli Unni avevano fatto un bel tentativo, poi ci sono stati, paradossalmente prima anche i Goti erano arrivati vicini a Costantinopoli, ovviamente Sì, appena sì, sì. videro le mura si dileguarono a gambe levate, gli Unni ci riprovano dopo un terremoto, ma anche lì è una delle grandi sorprese della storia, dove la popolazione di Costantinopoli si rimbocca le maniche, probabilmente terrorizzati dalle storie sulla brutalità degli Le Unni, leggende, ricostruiscono esatto. la famosa cinta di Teodosio, che non è Teodosio il Grande, ma è Teodosio II, un imperatore che, tranne che per la cinta muraria, non sarebbe famoso per nient'altro, e Non ha visto che, neanche fatto lui, tra l'altro, cioè, esatto, l'ha fatto il suo perché lui prefetto aveva del 6 anni, pretorio. esatto. E fatto sta che effettivamente lui non è la cinta muraria di Costantino, la cinta famosa di Costantinopoli, ma è quella che viene fatta a quest'epoca per ovviare al problema degli Unni. E poi dopo di loro arriveranno anche gli Avari, i Bulgari, si presenteranno davanti alla città di Costantinopoli, gli Arabi ci avevano già provato qualche decennio prima, ma questo ce ne parlerà fra pochissimo Emanuele. E invece poi c'è Esattamente. questo momento catartico, cioè i 13 mesi che vanno da 713 al 718, da agosto ad agosto, all'incirca, dove gli arabi cercheranno di provare il colpo gobbo, cioè prendere la città, installarci una guarnigione e fare un po' quello che avevano fatto 50 anni prima, con la Persia. D'altronde, se ci pensiamo, se ci mettiamo nei loro panni, per loro era un momento di grazia per l'impero, cioè per l'impero arabo islamico, dove gli andava tutto bene. Dobbiamo immaginare che in questa giusto qualche anno prima un piccolo sparuto di soldati islamici era arrivato in Spagna, aveva fatto collassare in una battaglia e in un paio di altre occasioni, ma cose di poco conto, l'intero Pochissimo regno conto, sì. visigoto che crolla come un castello di carte, anche quello un mistero della storia, cioè un regno che crolla così rapidamente senza opporre quasi nessuna resistenza. E magari in un futuro potremmo farci una diretta anche su questo, se troviamo abbastanza Sicuramente sì. informazioni interessanti. Ma dall'altro lato arrivano fino in Transoxiana, fino a quello che è l'Himalaya, fino all'India. Quindi un qualche cosa che, contando che neanche 100 anni prima, 80 anni prima, questi vivevano nelle sabbie del deserto e lottavano per delle greggi di capre, di pecore, la portata delle loro conquiste è straordinaria. Stratosferica. E questo dato di fatto, sinceramente, a qualsiasi califfo dell'Islam veniva dato per scontato il fatto che anche Costantinopoli potesse cadere. E tutti sapevano e avevano il
la paura che questa cosa sarebbe avvenuta da un momento all'altro. Quindi dobbiamo entrare per capire bene quello che affronteremo oggi. Qual era la psicologia dei popoli in gioco in questa gigantesca sfida, che solo ora col senno di poi riusciamo a giudicare come sì, va bene, è un momento di passaggio, ma è andata bene, alla fine è andata in questa maniera. È andata. No? È andata in questa maniera. Quindi, prosecco. Notevole. Ti chiederei, per prima cosa, di darmi una mano quindi a delineare questo scenario, cioè il punto nodale, assurdo per certi versi, cioè il collasso dell'intero sistema che aveva retto per secoli del fronte orientale di Roma, cioè tutto quel confine che andava dall'Armenia e la Georgia fino alle sabbie di Petra, giù nella Palestina, e l'Egitto, uno dei granai di Roma fin dall'epoca di Augusto, che crolla anche lì in una manciata di anni come un castello di carte. Anche per capire come mai da un certo punto in poi, e questo lo vedremo alla fine della nostra diretta, questa marea viene fermata, finisce. Inizia un reflusso. Quindi, allora, prego, parti. Ad un certo punto dovremmo, insomma, fare una diretta dedicata unicamente all'invasione araba, se vogliamo definire tutta questa questione in modo completo. Visto che qui siamo, diciamo, di passaggio, facciamo giusto un paio di postille che però rendano l'idea. Questa invasione, che noi chiamiamo impropriamente l'invasione araba, in realtà è stata un'invasione araba solamente nei primissimi momenti. Nei primissimi momenti, perché poi, non appena questi arabi sono arrivati e hanno ottenuto le prime vittorie, ma anche un pochino prima, le popolazioni che andavano a sottomettere si sono alleate in massa a loro e si sono integrate nel nuovo sistema che loro andavano a portare, senza necessariamente convertirsi all'Islam. Perlomeno non tutti. Vediamo appunto l'impero che in un tempo assolutamente improponibile perde le sue due province più ricche, che sono la Siria e l'Egitto. Adesso noi, se pensiamo all'Egitto, pensiamo alle piramidi e alle vacanze a Sharm el Sheikh. In realtà ai tempi l'Egitto era il granaio di Costantinopoli, cioè voi immaginatevi Costantinopoli come una città gigantesca che aveva circa 500-600 mila abitanti, che ovviamente non riusciva a produrre tutto il cibo di cui aveva bisogno, perché era una città di artigiani e di burocrati, quindi il grano lo doveva importare dall'Egitto. Perso l'Egitto, ci si ritrova con una popolazione enorme che non ha più di che mangiare, perché il cibo deve essere importato da qualche altra parte e reinventato tutto il sistema in 448. Inoltre l'Egitto era anche un bacino molto notevole di popolazione e di conseguenza di tasse. Ed era anche una provincia relativamente tranquilla, perché salvo le incursioni dei popoli del deserto e del sud, cui l'impero aveva fatto fronte semplicemente arretrando un pelino il confine, non c'erano state grosse invasioni negli ultimi periodi. La Siria più o meno era la stessa cosa. La Siria era il punto nevralgico del passaggio del commercio. Le città siriane erano quelle dove si producevano le merci migliori, dove si importava, dove arrivava tutto dall'Oriente, si riportava a Costantinopoli e viceversa. Quindi, perse queste due province, l'impero si è trovato veramente come se noi in Italia dall'oggi al domani perdessimo Lombardia, Piemonte e Lazio, praticamente, cioè bisogna reinventare tutto lo Stato, praticamente. Come mai è successo questo fatto così, che anche per i contemporanei era inspiegabile? Innanzitutto perché gli arabi sono arrivati nel momento giusto, nel senso che da ormai, non so, 100 anni più o meno, le popolazioni della Siria e dell'Egitto, che erano appunto molto numerose e molto importanti, erano venute in contrasto con il governo centrale per questioni religiose. C'erano appunto delle eresie che a volte venivano tollerate, a volte no, a volte si cercava di mediare inventando, reimpastando un pochino la religione. Fatto sta che nell'ultimo
lungo periodo erano veramente arrivati ai ferri corti con il governo centrale e inoltre si usciva da pochissimo dalla grande guerra contro la Persia, quindi quelle regioni erano state occupate dal nemico, erano state saccheggiate, poi erano state recuperate un'altra volta, ancora prima avevano dovuto subire la guerra civile, Foca che aveva messo i suoi amici e parenti a governarle ed erano andate un pochino allo scatafascio, poi Eraclio le aveva riprese, insomma, adesso andiamo un pochino veloci, e quindi le popolazioni davvero non ne potevano più di questo governo di Costantinopoli che vedevano come un'entità rapace, lontana e che non faceva i loro interessi. Inoltre, gli arabi, quando arrivavano, portavano la possibilità di sovvertire lo stato sociale delle cose, perché appunto lì in Siria e in Egitto c'erano i padroni, i loro servi che erano tipo degli schiavi e tutto quello che è una società alto medievale. Gli arabi invece non riconoscevano appunto il fatto che i nobili bizantini, chiamiamoli così, dovessero avere un ruolo di primo piano anche nella loro nuova società. Quindi molti strati bassi della popolazione si sono arruolati in massa nell'esercito e nelle fila dell'Islam per appunto ottenere dei privilegi. Il fatto sta anche che molti gruppi e popolazioni che non desideravano restare sotto questo nuovo governo furono spostati e gli fu permesso di reinsediarsi specialmente in Asia Minore. Per esempio, gli arabi Ghassanidi che fino all'arrivo degli arabi maomettani e meccani dominavano la Siria, ad un certo punto si sono trovati dall'essere i padroni della Siria a un gruppo etnico assolutamente indesiderato, hanno pensato benissimo di migrare a nord e levarsi dalle scatole e poi sono appunto stati reinsediati in Anatolia. Quindi questo confine, che bene o male era rimasto lo stesso dai tempi di no, Augusto no, però comunque dal primo impero romano, crolla. Quando questo confine crolla, l'Egitto cade veramente in pochissimi anni, a Costantinopoli c'è il panico. Non c'è più un sistema appunto di gestione dei tributi e delle derrate alimentari, gli eserciti sono stati distrutti o allo sbando. Qui facciamo un accenno alla battaglia dello Yarmouk e del Ponte di Ferro, dove appunto gli eserciti, il meglio del meglio dell'esercito romano imperiale, viene sconfitto da pochissime truppe arabe, pochissime migliaia di uomini. Le fonti del tempo sono un pochino, diciamo, fantasiose quando dicono che l'esercito imperiale è composto da 150.000 uomini e quello arabo da, non so, 3.000-5.000, quando in realtà sappiamo benissimo che l'esercito di Eraclio era composto più o meno da 10.000 uomini, quello che è andato in Persia. Quindi anche un esercito molto grosso difficilmente avrebbe avuto più di 20-30.000 uomini al massimo. Esatto. Comunque, insomma, Erano i il meglio delle romani truppe che aveva, erano fondamentalmente. truppe pesanti, ben addestrate, veterani di guerre da decenni, cavalleria pesante, arcieri a cavallo e gente che era proprio avvezza a fare quel tipo di mestiere. Perdono principalmente sia per l'ostilità della popolazione che perché gli arabi hanno delle tattiche, di cavalleria leggera, mordi e fuggi che i romani primo momento non riescono a capire e quindi il E poi perché fronte avevano crolla. tre generali fondamentalmente di pari grado, invece che Esatto. l'imperatore. E ognuno ovviamente diceva dobbiamo fare questo, no, dobbiamo fare quest'altro. E quindi un pochino come a Manzikerta, tipo svariate Esatto. centinaia di anni dopo, è finita Ma malissimo. infatti, guarda, l'unica cosa che io non perdono è Eraclio. Dopo che ha fatto bene tutto Esatto. quanto, che gli costava andare in campagna in Palestina invece che starsene ad Antiochia? Io non l'ho capita questa cosa. È Che una tra roba l'altro, che mi sta qui, proprio sua. cioè che lui comunque stava anche molto male fisicamente in quel periodo, proprio era verso la fine della sua vita, aveva appunto una malattia molto pesante che gli impediva i movimenti ed era molto dolorosa. Quindi anche lì bisogna capire come se l'è gestita la cosa e perché ha fatto quello. Già il fatto che appunto poi appena sia morto i suoi figli siano ammazzati a vicenda per prendere il trono, perché Vabbè, ma insomma. quello lì è un hobby delle Sì, monarchie. esatto. Da Costantino in poi quell'hobby è proseguito. Ho giusto fatto un post ieri su quanti imperatori sono L'ho visto. morti nel loro letto e tipo ce ne sono 4 o 5, quindi. E quindi appunto tornando a noi, una
volta che il fronte crolla, si cerca di creare un fronte nuovo nell'attuale Libia e in Asia Minore. In Libia perché c'è una costa molto facilmente difendibile, anche se poi gli arabi la gireranno passando dal deserto, e va bene, e in Asia Minore perché già c'era un sistema abbastanza collaudato che è semplicemente stato rimaneggiato e un pochino allungato, ma nel frattempo che la gente dei romani si lecca le ferite e crea questo nuovo limes, gli arabi non stanno fermi, certo. Con l'aiuto delle popolazioni locali continuano a spingere e creano una flotta con la quale decidono di marciare di muoversi direttamente su Costantinopoli, e ovviamente con il grosso del loro esercito vanno fisicamente, penetrano in Asia Minore e arrivano fino a Costantinopoli per fare un assedio sia di terra che di mare e prendere la città. C'è da dire che la penetrazione di questo esercito arabo, o per come dir si voglia, anche perché i musulmani erano veramente pochi in questo esercito, perché sì. Cioè, fino più o meno al, non so, forse non al 1000 ma al 900, lo stato cristiano più grande era il califato Umayyad, perché era quello più popoloso e quindi con più cristiani, e i cristiani erano ottimi generali e manovalanza all'interno del... E poi non sottovalutiamo neanche il fatto che vennero inserite anche interi unità, ranghi aristocratici della Persia sassanide, zoroastriana. Sì, 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 assolutamente. Anche lì purtroppo è molto semplice liquidare il fatto, no, la Persia cade, finisce, ma tutta l'elite militare sassanide creerà un nuovo substrato aristocratico nell'Islam e porterà nuove innovazioni anche militari, che in verità sono vecchie, ma le importa, sì, in popolazioni che erano abituate alle tattiche di predoni, invece gli danno amministrazione, gestione, economia, cioè è un qualcosa di impressionante come fenomeno umano. Infatti ci sono anche teorie di storici neanche eccessivamente moderne, che dicono che in sostanza anche nel caso l'invasione araba non ci fosse stata, la Persia si sarebbe comunque ripresa nel giro di qualche decina d'anni, perché appunto la sua popolazione, la sua aristocrazia era comunque ancora molto viva e vitale, mentre le difese della Siria e dell'Egitto erano definitivamente compromesse, quindi sarebbero prima o poi cadute di nuovo. E questa penetrazione appunto in Asia Minore è da anche valutarsi secondo il fatto che la difesa inizialmente statica dell'esercito romano, quindi il confine sulla Siria ai tempi inizialmente era rigido, quindi volto a fermare le invasioni dei nemici. Una volta che il confine crolla, ci si riorganizza attraverso un sistema che invece è elastico, cioè quando arriva il nemico lo si fa entrare, gli si fa razziare, gli si fa prendere confidenza, lo si fa caricare di bottino e tutto quanto, e una volta che è dentro nel territorio e magari sta anche cercando di tornare indietro con tutti gli schiavi, prigionieri e tutto quanto, lo si colpisce alle spalle. Certo. Ed è un sistema che poi ha funzionato. L'unico problema è che questo sistema non funziona se l'esercito non è venuto a razziare, ma è venuto ad invaderti. Esatto. E quindi appunto quando questo esercito gigantesco arriva e si fionda in Asia Minore, chi doveva difendere il confine si trova totalmente impreparato, quindi certo. Fa quello che poi farà in tantissime altre occasioni, cioè si ritira in delle posizioni più facilmente difendibili, aspetta che la marea passa, sì, e poi cerca di capire che cosa è successo. Certo. E quindi arriviamo appunto al momento effettivo dell'assedio, quindi di quando la flotta araba e l'esercito arrivano sotto Costantinopoli. Vai pure tu magari a farci qualche cenno sulla situazione. Allora, facciamo un piccolo inquadramento e poi ti ripasserò la parola per un argomento molto importante a livello tecnologico, ma lo affronteremo fra pochissimo. Volevo dare un'ulteriore inquadratura, visto che abbiamo visto il fronte romano, dall'altro lato invece il fronte arabo-musulmano. Di per sé in quegli anni sembra quasi che ci sia una continua spinta espansiva in tutti i punti cardinali, perché non trovano nessun ostacolo o perlomeno niente che non riescano a sfondare e superare velocemente. Il problema principale però che inizia a crearsi in questa struttura che sembrava granitica, soprattutto con i primi quattro califfi, che sono le prime figure che ora ovviamente hanno anche a livello escatologico religioso un immenso valore all'interno dell'Islam, nella dottrina stessa della religione islamica,
si arriva però a un momento dove si creano quelle fazioni che di cui noi vediamo ora gli effetti ancora oggi, cioè la famosa divisione tra sciiti e sunniti. Per chi non lo sapesse, fondamentalmente è una divisione di tipo proprio di scelta politica barra religiosa, dove da una parte abbiamo la sunna, cioè coloro che in chiave, tra molta, molta, molta parentesi, democratica, vorrebbero scegliere il capo dell'Islam tra il più meritevole o comunque la persona scelta da un consiglio delle più potenti famiglie che si sono convertite all'Islam, e mentre dall'altra abbiamo gli sciiti, che sono invece per la linea di sangue e quindi coloro che in qualche maniera devono essere legati al sangue di Maometto. Questa cosa tra il terzo e quarto califfo crea il vero macello grosso, perché iniziano diatribe, anche perché contiamo anche un'altra cosa, che queste famiglie erano dei clan, non erano delle famiglie come le intendiamo noi, la famiglia nucleare, padre, madre, figlio, ma erano famiglie gigantesche, come potremmo intendere i veri e propri clan. Fino al 150° grado di quarantena, esatto. Cosa che creava, contando anche il fatto della poligamia, ulteriori problemi. Banalmente la questione che divide e porta alla scomparsa del quarto califfo Ali, e che poi crea la prima crepa che poi porterà alla scissione tra le due rami dell'Islam, è proprio dovuta a una questione banalmente di natura familiare, dove Ali era salito al potere in quanto sangue del profeta Maometto, mentre invece si andrà a delineare quella che diventerà poi la casta Umayyad, che vincerà il conflitto e che diventerà il nuovo califfo di tutti quanti i musulmani, che erano in verità oltretutto neanche musulmani della prima ora, cosa che creava dei grossi problemi, tanto che cosa faranno gli Omayyadi? Spostano la capitale, la spostano dalla zona di La Mecca e Medina in piena Arabia, la spostano a Damasco. E questa cosa è un dato fondamentale a livello geopolitico, perché proprio lo spostamento del baricentro da un luogo periferico, perché la Mecca e la Medina rimarranno come centri religiosi fondamentali, lo sono ancora, tanto che i musulmani devono andare a farci come uno dei 5 precetti della loro religione, un pellegrinaggio almeno una volta nella vita, se ne hanno le possibilità economiche, ma diventano dei luoghi sempre più simbolici e sempre più marginali. Un pochettino come Roma nel tardo impero romano, non era più la capitale, ma era un luogo simbolico, ovviamente, per tutti. In certi capi l'esempio potrebbe calzare. Da Damasco però arriva un altro problema, dal nostro punto di vista, che la capitale è molto, molto, molto più vicina ai confini di Costantinopoli. E quindi vuol dire che, e questo è un altro dato fondamentale, l'esercito che verrà usato per sferrare il colpo per i musulmani finale verso Costantinopoli è l'elite dell'elite, che era l'esercito di Mesopotamia e Siria, composto dai veterani di tutte le campagne di espansione che erano concentrate intorno alla capitale Damasco. E anche questo poi sarà fondamentale quando andremo a analizzare le conseguenze di questo assedio. Fatto sta che questa nuova dinastia, gli Omayyadi, che fondamentalmente passerà alcuni anni, infatti darà un pochettino di respiro a Costantinopoli, a risolvere questa bega interna, fondamentalmente massacrando in buona parte quasi tutti i membri della famiglia di Maometto in una serie di scontri che ora sono per esempio parte del credo sciita, dove tutte le persone che sono morte in queste battaglie sono martiri o comunque i luoghi dove sono stati seppelliti sono luoghi di venerazione degli sciiti. Dovete risistemare prima le cose nel cortile di casa, ma nel 713 erano pronti con il terzo califfo, se non mi sbaglio, della famiglia Omayyade, che si chiamava Al-Walid, a fare il grande sogno. Contiamo anche un'altra cosa, in questi anni un po' messianici per certi versi, cioè intrisi di fervore religioso, nascono anche tutta una serie di credenze, di profezie, molte delle quali verranno poi riusate anche da Maometto II quasi 1000 anni dopo, una delle quali diceva che Costantinopoli sarebbe caduta quando il califfo dell'Islam avrebbe portato il nome di un profeta biblico, e Al-Walid proprio poco prima dell'inizio dell'assedio muore e sale al potere Suleiman, che in arabo è Salomone.
Quindi un profeta biblico, perfetto, disse che la situazione è giusta, dobbiamo armarci e andare lì. E quindi che cosa fanno? Suleiman chiama suo fratello, perché anche Suleiman era vecchiettino, andante, e non poteva guidare l'esercito in battaglia. Suo fratello si chiama Maslama ed è il protagonista della nostra storia, lo vedremo fra poco, e gli dà, secondo le cronache del tempo, un esercito sconfinato. Si dice 120.000 uomini e le cronache dicono 1.800 navi, che poi, aggiungendo quei rinforzi, secondo... se proprio vogliamo andare e seguire quello che dicono le cronache dell'epoca, vuol dire quasi 200.000 uomini e 2.500-2.600 navi, una cifra spropositata. No, ovviamente è una cifra che è pura e autentica propaganda, anche perché ricordiamoci che ai tempi non esisteva un sistema di salmerie, quindi di rifornimenti alimentari, e 200.000 uomini, come li sfami? Li sfami se vanno nella l'unica fonte di cibo che hanno sono dei villaggi di gente che quando arrivi se n'è già andata, perché ovviamente non è che sei invisibile quando sei in 200.000, no? Quindi non mi ricordo che storico famoso diceva di usare la regola del 10, cioè quando c'è una fonte antica tu dividi per 10 e quello è il numero vero ed effettivo reale che ti dicono. Quindi anziché 200.000 togliamo uno zero ed effettivamente in quel caso potrebbe essere una cifra consona. Sì, secondo me magari potremmo raddoppiarla, forse erano 40.000, sì. 40.000 uomini e magari diverse centinaia di navi, anche lì bisogna capire, tutte navi da guerra o anche navi da trasporto, da carico di animali? Se consideriamo che la marina imperiale nell'epoca, nel 1000, quindi nel periodo di massimo exploit di popolazione, aveva una flotta di 150 navi da guerra, ora ritengo difficile che fossero più di 200-250 al massimo le navi degli arabi. Poi, se consideriamo nave ogni barchetta da pesca che avevano anche lasciato a casa, sì, in quel caso mettiamogli 2.000 navi, va bene. Diciamo che fa molto le cifre riportate per l'invasione di Xerxes della Grecia. Sì, un milione di proprio... Uomini. Facciamo cifra tonda, tiriamolo proprio. Esatto. Comunque, fatto sta che di sicuro erano dei numeri importanti. E questa gigantesco, oltretutto, il problema principale era che oltre a un esercito c'era anche una marina da guerra, cosa che fino a quel momento i romani non pensavano, perché comunque anche il loro servizio di spionaggio, perché esisteva un servizio di spionaggio anche all'epoca, immaginava che prima che potessero mettere una flotta ci sarebbe voluto tanto tempo, quindi la superiorità dei mari sarebbe comunque rimasta come erano abituati da secoli, perché i popoli barbari non misero quasi mai in mare una flotta degna di questo nome. L'unica, se non mi sbaglio, era durante la guerra gotica, e la marina imperiale la affondò in una battaglia e da quel momento la mise fuori gioco per sempre. Escludiamo la flotta dei Vandali, che comunque non era paragonabile, sì. E diciamo che seppero vincere quasi sempre giocando sulla sorpresa, sul super. Non hanno mai vinto una battaglia, diciamo, frontale, ecco, con le loro navi. E comunque fatto sta. Ho perso Emanuele nella diretta. E vediamo ora un attimino se si raggiunge. Sono tornato. Il problema principale a livello proprio puramente strategico è il fatto che per la prima volta potevano portare un esercito di terra e avere una flotta sufficientemente grande da poterlo trasferire per assediare Costantinopoli anche dal lato europeo, e questo qui è un dato di fatto. Però prima di andare a parlare effettivamente del conflitto, chiederei a Emanuele di affrontare l'argomento probabilmente che ha reso famoso e celebre questo assedio, che è un'innovazione tecnologica. Ce ne vuoi parlare? Allora, questo argomento piace soprattutto agli americani, che in ogni film storico trovano un modo per metterlo dentro con anche effetti pirotecnici al di fuori di ogni immaginazione, ed è quello che viene chiamato il fuoco greco. Il fuoco greco, che è quest'arma semi-leggendaria, che appunto anche qui tra leggenda e propaganda il confine è molto sottile, un fuoco tra virgolette magico che non si spegne a contatto con l'acqua, anzi addirittura che più acqua ci butti più il fuoco diventa grande,
è in barba alle leggi della fisica e che quindi è stato usato appunto in questo assedio. Premettiamo che il fuoco greco appunto è diventato famoso per svariati film che sono stati fatti a livello hollywoodiano e viene sempre mostrato come qualcosa che esplode, che crea delle voragini, delle distruzioni e che viene lanciato come, come non so, tipo Rambo quando tira la freccia che esplode praticamente. In realtà non era esattamente così, era un'arma che aveva un uso molto molto limitato, che è stato usato poche volte, ma quando la condizione di uso era ottimale non ce n'era per nessuno. Anche qui non sappiamo bene quando è stato inventato, perché abbiamo delle leggende che derivano già dall'antica Grecia che parlano di armi simili. Poi abbiamo degli scritti, per esempio, dell'imperatore Anastasio, che è vissuto qualche secolo antecedente ai nostri fatti, e poi abbiamo anche degli altri scritti contemporanei che invece si discostano di un anno o due anni, grosso modo. Fatto sta che l'uso, il primo uso, come dire, senza nessuna ombra di dubbio, è stato durante l'assedio tra il 717 e il 718. Quest'arma è composta da una miscela che tuttora a noi è sconosciuta, perché era conosciuta solamente dal suo inventore, che ovviamente poi per evidenti limiti terreni è morto, e dall'imperatore cui veniva appunto tramandata, e da un ristrettissimo gruppo di artigiani specializzati che dovevano produrlo e che ovviamente non potevano divulgare la formula pena la morte. E anche una volta che Costantinopoli è stata saccheggiata nel 1204 e nel 1453 non si è riusciti a ricavare la formula. Da quello che possiamo sospettare era una miscela di calce, nafta e probabilmente altri derivati del petrolio, che venivano trovati molto spontaneamente nei territori dell'impero. In particolare appunto il petrolio greggio era molto comune nelle territorie arabi e in Crimea. La nafta e lo zolfo invece si trovavano in Sicilia, quindi dei territori dove si poteva produrre a basso costo quest'arma, che appunto mischiando questi ingredienti facevano una sorta di reazione chimica che creavano quello che i contemporanei chiamavano il fuoco liquido. Liquido perché era questa sostanza viscosa molto densa che veniva proprio spruzzata come i bambini moderni spruzzano l'acqua dal super liquidator, e con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso, perché appunto non si poteva usare quest'arma in caso di vento contrario o in caso appunto di mare mosso con un'instabilità, oppure se il nemico era lontano, perché appunto spruzzando con loro avevano i sifoni, che sono, immaginatevi, delle grosse fisarmoniche che si schiacciano, generano dell'aria e quest'aria spruzza questo liquido, e quindi appunto la portata massima che è stata calcolata era 10 metri, anche se le stime più accurate sono tra appunto gli 8 e i 9 metri. Tuttavia, quest'arma, una volta che entrava in contatto con legno e con il metallo dei nemici, causava una sorta di fiamma che era difficile da spegnere e che appunto a contatto con l'acqua creava una reazione che non la rendeva più forte, come dicono le cronache, ma probabilmente li faceva semplicemente fare una vampata, un po' come quando noi mettiamo, non so se qualcuno di voi l'ha mai provato, io no, ma ho visto dei video e se vi capita non lo fate mai, mettere l'acqua nell'olio che frigge. Ecco, no, non è bello. È più o meno lo stesso, ecco, ci sono delle esplosioni come piacciono agli americani e lì succedeva quello. Quindi in questo assedio le navi vengono bombardate da questo liquido, gli uomini che si lanciano contro le mura vengono appunto bombardati da questo liquido, che a differenza della pece era più facile da produrre e aveva degli effetti appunto molto più duraturi rispetto al semplice olio bollente o anche dell'acqua bollente, perché si faceva di necessità virtù, quindi quello che si aveva si usava. Immaginiamo l'impatto psicologico. Esattamente, stavo per dirlo, l'impatto psicologico era devastante, perché già quando uno si prende una secchiata d'olio bollente ed è su una scaletta che sta salendo non deve essere un bel quarto d'ora. Immaginiamoci questo liquido che proprio buca le corazze, ti si attacca
attacca alla pelle, brucia e non va più via. Io personalmente, poi è un esempio appunto personale, ci ho visto delle similitudini con l'iprite e i vari, diciamo, gas incendiari o sostanze incendiarie che sono state usate, esatto, in Vietnam o durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ci sono le cronache, appunto, mi ricordo forse durante il bombardamento di Dresda, che la gente veniva colpita da questo liquido infuocato, prendeva fuoco, si buttava in acqua per spegnerlo, e appena usciva dall'acqua questo fuoco riprendeva come se non fosse successo nulla a contatto con l'aria. Quindi sti poveracci dovevano scegliere se morire annegati sott'acqua o se morire bruciati. Che poi c'è anche una cronaca dell'assedio di Costantinopoli fatto dai Rus, che ha una cronaca simile, appunto. Certo. I Rus che vengono bruciati vivi dal fuoco greco. E appunto, concludendo, quest'arma è stata usata in modo assolutamente efficace e stratosferico, ben oltre ogni possibile aspettativa anche dai romani stessi, perché l'hanno usata in modo sperimentale e sicuramente non si aspettavano un effetto così devastante. È stata usata per tutta la durata dell'impero, probabilmente anche nell'ultimo assedio del 1453, e sappiamo che poi i turchi ottomani hanno sviluppato una sostanza non così efficace ma vagamente simile, che usavano in delle rudimentali granate. E questo può essere lanciatori di nafta, che sembra una cosa da videogioco, no? Il tizio col sifone che schiaccia e fa il fuoco, quello con la granata che la lancia e esplode. C'è anche una scena del film 300, se non mi sbaglio, con una cosa del genere. Roba anacronistica. E non è totalmente inventata, ecco, c'è una base di verità. Sì, solo qualche centinaio di anni dopo, diciamo. E non con quelle modalità, non con tipo i maghi che lanciano la roba che poi ovviamente esplode, esplodono i cocci e fa tutto, insomma. Beh, ma che poi ovviamente a degli spartani senza corazza e praticamente 6 minuti non li fa una cippa, perché sono immortali. E perché loro hanno il potere dell'addominale, no? Esatto, allora gli americani lì hanno reinventato il concetto di armatura pettorale di bronzo, i pettorali e basta, bronze, abbronzati, però abbronzati. Sì, perché è come quando nei film di combattimento Rocky si toglie la maglietta e aumenta del 100% la propria resistenza ai pugni, esatto. No? Lì funziona uguale. Esatto, che poi, tra parentesi, è un quel film 300 ha una marea di incongruenze storiche, ma è un fomento. A me, io quando l'ho visto mi ha fomentato tantissimo. No, sì. È divertentissimo. Di vederlo da un punto di vista, diciamo, in maniera un po' disincantata, goliardica, ecco, diciamo così. Sì, ho visto come, ok, è la classica cosa americana dove succedono cose a caso. Esatto, ci piace vedere gente in pochi che menano tanta gente, esatto. Che sembrano un pochettino occidentali, da, diciamo così. E soprattutto tante esplosioni, tantissime, esatto. Esplosioni. Allora, tornando invece all'assedio vero e proprio, vorrei introdurre, non farò tutta la menata dell'assedio in ogni suo dettaglio, vorrei più che altro focalizzare le persone che ci seguono su alcuni punti fondamentali. Allora, punto uno, lo strategico di Maurizio e anche tutto quello che è lo strategico, per chi non lo sapesse, è un manuale di arte bellica prettamente romano orientale, dove coniuga da un lato tutto l'aspetto comunque militare, ma insieme ci piazza anche gli aspetti diplomatici, il fatto che potresti usare la corruzione, devi mettere i popoli nemici uno contro l'altro, devi sfruttare tutte le debolezze del nemico. Non è quello che, ecco, noi ci aspetteremo dall'esercito di Cesare, che andava dritto per la sua strada e asfaltava tutto quello che trovava davanti. E diciamo che la strategia romano orientale è molto più, possiamo definirla sul lungo periodo, contata sulla preservazione, sì, delle risorse. E qui ne un classico esempio, primo fra tutti. Allora, com'è la situazione a Costantinopoli nel 713? Un casino, ovvero c'erano stati gli ultimi anni con un colpo di stato dietro l'altro, e giusto per darvi un esempio, solo nel 713, quindi siamo a pochissimo tempo dall'assedio vero e proprio, accadono una serie di colpi di stato uno dietro l'altro. Primo fra tutti, all'epoca c'era questo imperatore Anastasio II, che insomma era un imperatore, possiamo dire, medio, senza lode e senza grandi difetti. Fatto sta che però la sua debolezza generale portò a un'usurpazione militare.
che mise a capo dello Stato un tale Teodosio III, che era fondamentalmente un ufficiale delle imposte, uno di quei imperatori che ogni tanto si scoprono nella storia romana orientale, che vengono messi lì, loro non volevano essere Dobbiamo fare una imposte. puntata dedicata all'anarchia militare, appunto Esatto, a queste a figure questi di paglia, soggetti. poveracci. La cosa divertente è che, ma anche diciamo per certi versi positiva, è che Teodosio II è un imperatore così improbabile che non fa neanche uccidere il suo predecessore, ma gli permette di andare in monastero senza fare mutilazioni e tutte le barbarie che capitano spesso in questi passaggi di potere. Ed è talmente bambo, usando un termine gergale, che quando gli fanno un contro-contro colpo di stato fatto da Leone l'Isaurico, che invece lui è un generale coi controcavoli e lo dimostrerà durante l'assedio e anche negli anni successivi, non si preoccupa anche qui di farlo fuori per eliminare problemi della successione al trono, ma anche a lui, fondamentalmente, Leone si ribella insieme a un altro generale armeno che si chiama Artavasdos, un nome abbastanza. Artavasde può essere, sì. Artavasde, un nome mezzo armeno, mezzo persiano, sembra quasi, e questi due generali, che fondamentalmente erano i due pezzi grossi delle armate orientali tra i temi armeni e i temi anatolici, e Quello che era quindi rimasto. fondamentalmente il meglio delle forze armate che erano rimaste all'impero, arriva a Crisopoli, quindi sul Mar di Marmara, e fondamentalmente contratta con Teodosio e dice: guarda, lo so, tu non volevi fare l'imperatore, se ti dimetti, mi dai la carica senza fare troppe storie, mi apri Costantinopoli, ti mando in monastero ed è finita qui. E anche qua, infatti, abbiamo un esito felice. Teodosio se ne va in monastero, si fa tonsurare e Leone diventa imperatore. Ovviamente nomina subito Artavasde come col titolo, uno di tutti questi titoli che è di difficile definizione, curopalate in questo caso, un titolo elevato, ma che non si capisce esattamente le cose che possono fare, però è abbastanza aristocratico e nobile per soddisfare questo generale. E la prima cosa che fanno è prepararsi. Aspetto fondamentale, e qui torno alla questione dello strategicon, nel periodo dell'usurpazione, che cosa fa Leone? Fa credere agli arabi di Maslama, che hanno ormai assemblato un esercito, stiamo parlando già del 715, quindi siamo a 2 anni dall'assedio vero e proprio, che lui è un alleato degli arabi, che vuole prendere il potere, ma lui è amico loro, e che se loro gli daranno una mano, lui si proclamerà tutto l'impero romano vassallo dell'Islam, e gli fa credere tutte ste fregnacce. In cambio che cosa ottiene? Che loro in primo luogo che cosa fanno? Quando loro entrano in Anatolia non saccheggiano Amorio, che era una capitale, cioè un centro di potere politico e militare ed economico e cruciale dell'Anatolia, e loro non lo saccheggiano perché era una delle basi di operazione di Leone. In più non devastano i temi, perlomeno per il 715 e anche per il 716, i temi armeni Esatto. come i temi armeni non è l'Armenia, sono i temi armeni dell'impero, quindi quelli vicino all'Armenia, e neanche i temi anatolici più vicini alla Cilicia, perché erano tutte terre che erano più o meno sotto la giurisdizione di Leone. E Leone gioca questo gioco delle tre carte fino a che non prende il potere. Quando prende il potere, dice agli arabi: va bene, ok, ora sono imperatore, voi siete i nemici. E quindi lui che cosa fa? Con questa semplice mossa, per 2 anni preserva buona parte del bacino di reclutamento e anche di tassazione dai saccheggi degli arabi. Perché quando loro fanno le loro campagne non devastano quei territori, e questo è un grande primo errore. Il secondo è quello che, quando ormai capiscono che sono stati fondamentalmente gabbati, puntano direttamente a Costantinopoli, e anche qui non decidono di procedere a conquistare e a creare delle basi, perché nei loro piani iniziali la preparazione doveva essere fatta nel 715 e nel 716, ma dato che non l'hanno fatto per non andare contro Leone, loro si ritrovano a camminare per tutta l'Anatolia con questo immenso esercito e mandare la flotta senza aver creato delle basi fortificate, perché non le avevano conquistate. E quindi cosa devono fare? Devono Esatto. lasciare parte dell'esercito ad assediare tutte le fortezze dell'Anatolia, e quindi già una parte di uomini li lasciano indietro. Fatto sta che comunque la flotta è abbastanza grande. L'esercito che arriva davanti al Mar di Marmara, Nicomedia e Nicea riesce a passare, e lì, secondo grande errore strategico del nostro Maslama.
che in questo caso si è dimostrato, è il classico caso di nepotismo, perché lui era comunque parente del, se non sbaglio, era fratello di Suleiman, e poi anche zio, i rapporti sono complicati, zio, nipote del futuro califfo. E cosa succede? Lui divide ancora di più il suo esercito, perché ne lascia un pezzo in Asia e un pezzo lo porta in Europa. Cosa dicono le cronache? Questo esercito è immenso, abbiamo detto, questi fantomatici 120.000 uomini. 500.000 milioni. Esatto, lui arriva davanti a Costantinopoli e Leone fa l'ultimo tentativo, anche qui, perfetta scuola, che come direbbero gli illuministi, bizantina, gli dice: no, ma guardate, se non ci assediate, noi vi paghiamo una moneta d'oro per abitante, vi diamo un tributo. In verità sta pigliando tempo. Perché? Perché gli arabi arrivano in stagione avanzata a Costantinopoli, è agosto, in verità. Quindi non siamo neanche a maggio o giugno, siamo in una fase, scusate, stavano chiamando al telefono, siamo in una fase avanzata della campagna, siamo già al tempo limite, e soprattutto Leone, da buon generale romano, sa che gli inverni a Costantinopoli possono essere molto, molto, molto più duri di quelli che ci sono in Siria, e gioca molto sul fattore tempo e il fattore climatico. E anche sul fattore, vediamo se quanto tempo vi ci vuole per beccarvi la peste, se state in così tanti accampati fuori dalle mura. Le cronache dicono che quando gli fa questa proposta, Maslama, che ancora è nella fase molto ibris, dice che lui ha già selezionato tra i suoi soldati la guarnigione di Costantinopoli, quindi lui non può accettare questa proposta di vassallaggio barra pagamento tributo, eccetera. Fatto sta che nel frattempo tutte queste diatribe di natura diplomatica consumano giorni su giorni. E nel frattempo cosa succede? Che accade il primo round del fuoco greco di cui hai parlato tu. Le cronache del tempo dicono che durante una manovra dimostrativa davanti alle mura di Costantinopoli il vento cambia e separa la flotta araba in almeno due parti. D'altronde loro avevano creato una flotta, ma gli arabi ancora non erano così avvezzi militarmente ad usare le navi da guerra. E probabilmente questa cosa del vento si giocò parte della flotta che si trovò vicino alle mura della capitale, e lì fu il primo test, diciamo, del fuoco greco. La flotta imperiale abbassa la catena del Corno d'Oro, esce fuori, tira fuori i suoi sifoni e affonda una buona parte delle navi. E le restanti, che a quanto pare erano ancora tante, sono così terrorizzati che si rifugiano nei porti creati a Crisopoli, quindi in Asia, e non si fanno vedere per tutto il resto dell'assedio. Questo che cosa comporta? Il fatto che Costantinopoli non poteva essere affamata, perché se c'era un esercito in Asia, c'era un esercito in Europa, ma la flotta romana poteva tranquillamente rifornire la città di cibo, quindi contando che c'erano anche gli acquedotti che portavano l'acqua, l'acquedotto di Valente, era impossibile prendere la città per fame o per sete. E quindi le cose fondamentalmente stazionano, perché gli arabi, dopo quel trauma psicologico del fuoco greco, non assaltano la città, non faranno mai i tentativi che faranno i turchi quasi 1000 anni dopo. E attendono che cosa? Loro attendono rinforzi dalla Siria. Il problema è che arriva prima l'inverno, e le cronache dicono che l'inverno del 717-718 fu più o meno l'effetto, se vogliamo usare un esempio un pochettino forzato, un pochettino come l'inverno russo è stato per l'esercito di Napoleone, cioè inizia a falcidiare gli arabi che erano abituati al clima invernale della Siria, della Mesopotamia, della parte dell'Anatolia mediterranea, mentre... E avevano quel tipo di vestiti, insomma, per resistere all'inferno. Un pochettino come i soldati nazisti nel 41 che andarono senza indumenti invernali a prendere Mosca. E il problema è che gli arabi avevano anche portato, dicono anche qui sempre le cronache, delle sementi, perché contavano che l'assedio l'avrebbero potuto portare avanti per mesi, anni, e quindi pensavano di coltivare in traccia il grano. Solo che con quella gelata e con quella neve che scese, anche queste fantomatiche sementi morirono, e insieme a loro cammelli, muli, cavalli. Si parlò persino di cannibalismo, anche se queste magari sono madrelingue dei romani. E fatto sta che l'esercito che smagliante, che era arrivato lì ad agosto, all'inizio primavera era ridotto piuttosto male. Però
ci fu un cambiamento, cioè nel 718 è morto nel frattempo il califfo Suleiman e sale al potere un altro califfo, Umar II, che manda ulteriori rinforzi. Dice, vabbè, ormai ci siamo in gioco, mandiamo ancora più soldati. Tanto non aveva capito che le cose non stavano proprio andando bene. Esatto. E quindi cosa fa? Recluta ulteriori leve, manda altre decine di migliaia di uomini, probabilmente migliaia, non decine di migliaia, ma soprattutto un altro errore gigantesco. Manda altre 760 navi. Anche qui prendiamo questa cifra con beneficio. 76 mi piace di più come numero. Oltretutto, la cronaca, se non mi sbaglio, è sempre Teofane che lo dice. Lui fa 400 navi dall'Egitto e 360 dall'Africa, entrambi i territori appena conquistati con una grande vocazione marina. Ma problema, quasi tutti gli equipaggi erano cristiani africani e cristiani egiziani, che a quanto pare fino a che dovevano stare in Egitto andava bene il sistema di tassazione islamico e il sistema tollerante, ma andare in guerra e rischiare la pelle meno. E infatti cosa dicono, e queste le cronache sono tutte concordi, che gli equipaggi dicono la colpa la danno agli egiziani, degli africani non ne parlano. Dicono che gli equipaggi egiziani disertano in massa, arrivano a Costantinopoli e gli dicono: guarda che la flotta si trova qui, 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 qui e qui, metà degli equipaggi non ci sono più perché siamo noi, e quindi Leone dice: vabbè, visto che ci siamo, attacchiamo. Di nuovo giù la catena del Corno d'Oro, scende la flotta, arriva a Crisopoli, un altro falò, e questa bellissima flotta appena rimpinguata di legni da combattimento si trasforma in cerini. E questa cosa qui viene unita in brevissimo lasso di tempo da due altre disfatte, perché da un lato in Asia Minore avviene quello che hai detto tu prima, cioè l'esercito romano che si era acquattato in una posizione difensiva fa un'imboscata all'esercito asiatico e lo distrugge quasi completamente. Ad un certo punto dice: oh, è un anno che siamo nascosti qui pronti per attaccare, sarà anche venuto il momento di fare qualcosa, no? Giustamente. Esatto. Mentre dall'altro lato, qui non è esattamente chiaro, allora, alcuni dicono che fu Leone a concordare coi bulgari, che erano i nemici giurati dell'impero all'epoca, ma a quanto pare preferivano combattere con chi conoscevano piuttosto che avere un ingombrante vicino fastidioso nuovo, e quindi convince i bulgari ad attaccare alle spalle gli arabi. Secondo altre teorie, dato che le sementi erano andate a quel paese, e incautamente Maslama manda le sue truppe leggere, la cavalleria, a saccheggiare i territori bulgari per raccogliere foraggi. I bulgari, ovviamente, che erano non gente so, a cui non dovevi far saltare la mosca al naso, attaccano e, secondo Teofane, uccidono 22.000 soldati musulmani dell'esercito di Maslama, che, vedendo il disastro in Asia Minore, vedendo la sua flotta fatta a pezzi e vedendo anche che il suo esercito in Europa ormai era ridotta ai minimi termini, decide di rimbarcare su quel poco di naviglio che gli era rimasto e ritornare indietro. E qui questo intervento dei bulgari è un pochino simile anche a quanto è successo con Annibale, no? Che lui, quando arriva in Italia, si aspetta che tutti lo accolgano a braccia aperte e poi si accorge che alla fine le popolazioni sottomesse, se devono scegliere fra un dominatore che è simile per cultura e per religione a uno che invece è lontano e è diverso per cultura e religione, preferiscono il primo. E lì probabilmente è andata uguale con Costantinopoli. I bulgari comunque erano molto simili negli usi e costumi alla popolazione romana, non si erano soltanto dati le botte, ma avevano anche iniziato, insomma, un vivace scambio anche di proprio a livello teologico, a livello di matrimoni. Poi appunto i romani sono quelli che hanno contribuito alla creazione dell'alfabeto bulgaro e alla creazione della loro liturgia. Quindi sì, questi romani non riusciamo a conquistarli, però almeno li conosciamo e sappiamo che abbiamo qualcosa da imparare. Quest'altri che arrivano, chi sono? Cosa fanno? Chi li conosce? Esattamente. E in più anche lì, sempre ritornando al concetto dello strategicon e alla quella che poi alcuni autori americani, come hai citato bene tu, tipo Lutbach, hanno elaborato in libroni come la grande strategia dell'impero bizantino. Grande! Con rimandi a, ovviamente, alla politica americana, perché l'America è, secondo questa storiografia tutta statunitense, l'ultimo tassello della civiltà occidentale che eredita tutto quello del passato, compresi bizantini e romani.
anche perché lui ha scritto due libri diversi, uno sulla grande sì. strategia dell'impero romano, più cazzuta, e poi la grande strategia dell'impero bizantino, più diplomatica. Si vede che non è un bizantinista comunque. Esatto, si vede. A lui piace la prima repubblica romana, quando menava da tutte le parti. Invece questo attendismo un po' levantino, secondo me lì sta un po' troppo di Iraq, non va bene. Comunque fatto sta che anche qui la diplomazia, che poi verrà, è stata sempre usata dalla politica di Costantinopoli, un esempio più importante, forse è più celebre, è quello che fa Alessio Comneno quando combatte all'Enuvion contro i Peceneghi, che va a chiamare i Cumani e si fa aiutare da loro per distruggere i Peceneghi, salvo poi, questo le cronache non ce lo dicono, ma probabilmente anche i Cumani in futuro non ebbero, non fecero una bella fine, perché scompaiono anche loro dalla faccia della storia, quindi probabilmente non li ha ringraziati sul lungo benissimo, periodo. Esatto. Comunque fatto sta che questa doppio disastro, anzi triplo disastro, flotta due volte, in terra in Anatolia, in terra in Tracia, fa capire a Maslama che è tempo di tornare indietro. Problemino, si becca prima una tempesta tardo primaverile, anzi no, scusa, quasi in inizio dell'estate sul Mar di Marmara, e poi le cronache dicono che in quel momento, eventi rarissimi che capitano una volta ogni mille anni, esplode il vulcano di Santorini, proprio quando la flotta araba stava in giro. E quindi anche quel poco che era rimasto va a picco. Con un pochettino di gioia un po' tronfia, i cronisti romani parlano del fatto che solo 5 navi tornarono nei porti della Siria. Anche qua numeri un pochino così. Fatto sta che comunque fu una debacle di dimensioni epocali, perché le risorse impegnate non in una ma in ben due tranche, dove venne usato il meglio del meglio del meglio che aveva in mano il califfato, fu un bel salasso. E proprio in relazione a questo volevo chiedere a te, visto che abbiamo fatto tutta questa panoramica, quali furono gli effetti a lungo periodo di questo evento? E un'altra cosa, e ti aggiungo anche questa domanda, confrontiamo questo che è avvenuto nel 717-718 con quello che avvenne molti, molti, molti chilometri più a ovest, a Tours, o a Poitiers, a seconda di quale lo storico che vuole citare questa famosa battaglia, nel 732, nell'ottica di blocco della marea della fase espansiva islamica. Vai pure. Beh, come tutti sappiamo, ad un certo punto, quasi per magia, l'onda si ferma. Le invasioni iniziano a diventare inefficaci, il confine si stabilizza, e anzi, ad un certo punto inizia il fatto contrario, cioè l'impero si ringalluzzisce e comincia a recuperare parte dei territori che ha perduto. Perché succede questo? Beh, innanzitutto perché ogni civiltà nuova ha un tempo fisiologico nel quale può generare il proprio impero, dopodiché arriva la fase dove bisogna consolidare e gestire i propri territori. Gli arabi si sono espansi veramente molto molto velocemente, sfruttando ciò che esisteva già a livello locale. Nel momento in cui poi le cose si sono un pochino assestate, vari localismi sono nati e hanno conteso la forza al potere centrale, di conseguenza le forze che potevano essere usate per l'espansione sono andate a fare altro. Banalmente, infatti, vedremo che tutta la penisola iberica si staccherà molto rapidamente dalla Umma, insomma, da quello che era il mondo islamico. E poi così, alla fine, quello che è nato come tutto l'insieme dei credenti, alla fine diventerà una serie di regni, tra virgolette, divisi e anche in continua lotta fra loro, dove il più importante sarà quello incentrato sulla Siria, l'Egitto e la zona appunto della Mesopotamia. Anche per dire che appunto l'Arabia poi continuerà a perdere importanza, come stavamo dicendo prima. E questo dall'altro lato non è solo una questione fisiologica, ma anche una questione del fatto che i romani, dopo aver subito il primo colpo, capiscono cosa devono fare. Dopo aver perso buona parte del territorio, tra l'altro appunto questa capacità di convertirsi tipicamente romana e di adattarsi continua fino alla fine dell'impero, no? Quindi vediamo che il confine viene ristabilito in Anatolia. Il granaio di Costantinopoli viene riconvertito in Asia Minore,
Quindi, come l'Egitto viene perduto, si trova un altro posto dove foraggiare la capitale. Anche Certo. in Occidente, perché ricordiamoci che c'era ancora la parte occidentale, di cui buona parte era ancora sotto il controllo di Costantinopoli, il granaio d'Italia, perché l'Italia non sarà mai autosufficiente dal punto di vista alimentare, era l'Africa. Una volta che l'Africa viene perduta, il granaio si reinventa in Sicilia. Certo. Quindi anche da questo punto di vista l'impero continua a modificarsi e una volta che subisce un colpo non è come un serpente che gli viene tolta la testa e muore, ma è più una sorta di idra che una volta che gliene tagli una ne ha Esatto. sempre un'altra. E poi anche come dicono storici e bizantinisti ben affermati, il confine diventa più corto, quindi per l'impero banalmente è molto più facile gestire la difesa perché da Costantinopoli possono arrivare gli ordini, possono arrivare i movimenti. Le truppe banalmente riescono a essere gestite con più efficacia, si muovono dal punto A al punto B in pochissimo tempo rispetto a prima. E poi c'è anche l'altro rovescio della medaglia, cioè Costantinopoli non è più così lontana da far paura, cioè il contrario, non è più così lontana che inizia a far paura. Cioè prima Certo. il governatore dell'Egitto poteva dire io mi alleo con gli arabi, tanto ora che mi vengono a prendere campa cavallo, no? Che poi è effettivamente quello che è successo. Certo. Quando appunto il vescovo, non ricordo come si chiama, si schiera con gli arabi, che poi uno pensa un vescovo cristiano che combatte la massima espressione della cristianità. Un monofisita magari sì. Esatto, per allearsi con gli arabi e gli dice anche dove andare a colpire, come, quando, gli dà pure degli uomini. Quindi, cioè. E invece adesso Costantinopoli è molto vicina, è molto ingombrante e quindi i vari signori guerrieri, i vari strategos, governatori militari dell'Anatolia dicono: ok, ma se io vengo a patti con gli arabi, se cerco di usurpare il trono, però dall'altra parte ho la cetta dell'imperatore qui che mi decapita immediatamente, quindi me la devo pensare molto molto bene. Anche perché poi l'Anatolia diventa il cuore del bacino di reclutamento delle truppe, in particolare l'Anatolia occidentale, quindi la costa occidentale dell'attuale Turchia, la zona di Nicea e di Nicomedia e ovviamente la Tracia. Queste regioni saranno presumibilmente tra il 70 e l'80% del bacino di reclutamento delle truppe. Quindi l'esercito viene da lì e deve difendere il confine e non è che ce ne possano scappare molti. Anche le comunicazioni sono molto più veloci, quindi se prima si ribellava il governatore dell'Egitto, ora che lo capivano a Costantinopoli passavano 6 mesi magari, se invece adesso si ribella il governatore di Trebisonda, ci vogliono 2 giorni ora Esatto, che viene a capirsi. Tra l'altro, appunto, sappiamo che esisteva un sistema di fuochi, come i fuochi di Amondin del Signore degli Anelli, che dalle porte della Cilicia, quindi dal confine occidentale orientale dell'impero fino a Costantinopoli, permetteva in pochissime ore, si parla addirittura di 4 ore, in base appunto a come accendevi il fuoco, di capire se un esercito nemico era arrivato, se il tuo stratego aveva bisogno di supporto, se c'era una calamità naturale, tutto quanto. E quindi le comunicazioni erano diventate veramente molto molto veloci, l'esercito aveva capito inoltre come combattevano gli arabi, e tant'è che l'esercito orientale poi non è che si arabizza, ma si orientalizza sempre di più. L'esercito romano orientale, per esempio, di Eraclio, è ancora un esercito che è basato su mercenari a cavallo e sulla fanteria pesante. L'esercito invece, che è per esempio, se non quello di Leone, comunque degli imperatori simili, è un esercito che ha una fanteria di scarsa qualità, principalmente composta da lancieri, e poi ha il nerbo della sua efficacia negli arcieri a cavallo e nella cavalleria pesante, un pochino come appunto sono gli eserciti orientali. Io avevo letto anche il fatto che fino più o meno al tardo periodo di Eraclio, quindi fino all'invasione proprio araba, esistevano ancora nell'esercito orientale delle unità che si chiamavano ancora legioni. Ci sono delle tracce Sì. proprio del fatto che forse la settima legione o la sesta legione, che ovviamente era un reparto ormai di 1.000 uomini, esattamente come un'unità tardo-imperiale, era ancora nominata nei libri paga Costantinopoli nel VII secolo. Il collasso, quello che hai descritto tu all'inizio di questa chiacchierata,
porta paradossalmente anche a una distruzione di quello che rimaneva ormai di quel sistema, per arrivare a quello che è un pochettino il grande dubbio che divide e spacca in due gli storici bizantinisti, che è l'avvento dei temi. Fondamentalmente, quindi queste milizie che ancora non è milizie territoriali, eserciti locali, vecchi limitaneri convertiti, che cosa cavolo saranno, che secondo alcuni nascono di punto in bianco con un imperatore, secondo altri ci hanno messo generazioni, cosa molto più probabile, che un pochettino sarà quello lo strumento bellico che useranno soprattutto gli imperatori da Leone in poi. Fino a Basilio. Fino a Basilio II, bene o male, sì. Esatto. Poi dopo l'esercito diventa principalmente mercenario, o comunque se non mercenario, mercenario nel senso che combatte non per difendere la propria terra, la propria provincia, ma per ottenere qualcosa in cambio, insomma, una paga in terre solitamente. E se vogliamo fare un paragone con quanto è successo in Occidente, noi occidentali appunto non conosciamo il grande assedio del 717, ma conosciamo la battaglia di Tours e la battaglia di Poitiers, e che in realtà non sono battaglie, sono semplicemente dei conflitti a bassa intensità che si sono protratti per un periodo di tempo abbastanza limitato, una sorta di rissa, se così vogliamo chiamarla, fra un gruppo di incursori arabi che era andato oltre i Pirenei con il solo scopo di fare un'incursione, una razzia, e delle truppacce raccolte al momento dal re dei Franchi per fargli capire che lì non era il caso che si avventurassero a fare razzie. Questi eventi sono stati glorificati, come noi appunto purtroppo sappiamo, nel grande periodo di crisi della civiltà occidentale, cioè tra il 700 e l'800, quando appunto tutta la storia è diventata propaganda praticamente. Certo. Quindi una battaglia che non ha avuto nessunissimo, che non è neanche una battaglia, è diventata il, come dire, il perno della civiltà occidentale che combatte l'invasore che arrivava dai Pirenei, e in realtà non è andata così. La grande battaglia è stata quella di Costantinopoli, le battaglie di Costantinopoli, perché sono state ben più di una. L'espansione araba, come abbiamo detto, ormai aveva raggiunto la sua massima estensione, quindi anche se avesse conquistato Costantinopoli, comunque difficilmente sarebbe potuto andare più avanti, perché poi non avrebbe avuto modo di sconfiggere i bulgari, perché proprio fisicamente ormai avevano bisogno di tempo per rimettersi a posto. E invece in Spagna appunto non c'è stato neanche il tentativo di invadere la Francia, proprio sono state semplicemente delle razzie identiche a quelle che faranno negli anni successivi, anche 100-200 anni dopo. C'è il gruppetto di arabi che di solito arriva via mare, fa una base via mare a Marsiglia o insomma nelle coste della Provenza, fa qualche razzia, poi raccatta un po' di schiavi e poi se ne torna in Africa. E questo appunto, diciamo, rompe un pochino le uova nel paniere a tutta quella scuola franco-occidentale che vede da Carlo Martello, Carlo Magno, tutte quelle altre persone come la chanson de Roland cristiano, no? Tutto questo evento della la chanson de Roland, appunto, che gli arabi che attaccano la retroguardia e Rolando che invece erano dei baschi, muore, invece erano dei baschi, e tra l'altro, cioè, non era nemmeno un attacco, erano questi pastori baschi che vedono un esercito che non conoscono, che passa da casa loro e li attaccano alle spalle, quindi mille contadini baschi, insomma taglialegna, cacciatori, gente povera dei baschi, che uccide la retroguardia di un piccolo esercito, quindi cioè, mille contro, non so, 100-200, è stata una rissa da bar, non è stata una battaglia praticamente. Ma però ovviamente che sono morti un paio di amici di Carlo Magno e quindi ci hanno infiocchettato un pochettino la vicenda. Esatto, e quella è diventata appunto la grande battaglia di Carlo Magno, che in realtà appunto anche come quando Carlo Magno va a combattere i pagani danesi, no? Che lui arriva con il suo elefante, gli eserciti si guardano, fanno finta di darsi due botte e poi i danesi se ne tornano a casa, cioè non è stata neanche quella una battaglia, anche una delle poche battaglie che ha combattuto Carlo Magno è stata quella di Pavia, quella di Verden praticamente, poi tutto il resto sono state delle incursioni praticamente, mentre le grandi battaglie con i grandi uomini erano tutte ad Oriente, perché l'Oriente era il posto dove c'era la gente. Era più popoloso, e con la possibilità di schierare, cioè anche con una ottica più organizzata della guerra. Sì,
Perché comunque gli arabi da beduini impararono da persiani e dai romani come mettere su un esercito, creare quello che era la base della logistica, cosa che ti permetteva magari di mandare in guerra 20.000 uomini, 25.000 uomini. Esatto. Se Carlo Magno metteva un'armata di 8-9.000 Oh, uomini, al di cui massimo. molti fanti e forse magari 1.000 cavalieri, era tanto. Uomini che tra l'altro restavano a combattere pochissimi mesi, perché a differenza del mondo romano orientale, dove il soldato aveva un periodo appunto dove combatteva una sorta di, diciamo, leva, dove veniva pagato, veniva 10, 15 addestrato anni. anche, esatto, perché il soldato bizantino prima di andare in battaglia faceva un addestramento di almeno 7 anni, il soldato contadino tematico, quindi andava a coltivare i campi, andava a imparare come si danno le botte. E mentre il soldato di Carlo Magno funzionava che Carlo andava dai suoi amici, oh, raccatta un po' di contadini, dagli una zappa e andiamo a vedere cosa succede. E Infatti. infatti, appunto, gli eserciti di Carolingi sono molto, molto di dimensioni ridotte. Se facciamo un esempio, Costantinopoli ai tempi del 717 aveva forse ancora 100.000 abitanti, forse 80.000, ecco, dai 600.000 era molto, molto calata. Parigi probabilmente aveva al massimo 5.000 abitanti, 3.000 forse. Cioè, Assolutamente. Parigi era una sorta di castelletto in un'isoletta in mezzo alla Senna con dei piccoli villaggi attorno, non era neanche una città, era un borgo, era un Diciamo, villaggetto. non quella sorta di cittadina quasi tardo medievale che si vede in Vikings quando assediano Parigi. Non so se tu hai visto la serie TV, ma c'è No, ho questa visto scena solo le prime dove puntate. cioè, vale la pena di arrivare forse fino a quel momento per l'assedio di Parigi, più o meno per la parte scenografica, ovviamente. Soltanto che ti dico solo che i franchi che resistono sono armati di tonnellate di balestre, che è il loro elemento differenziante. Quando, insomma, sappiamo che la balestra venne inventata un pochettino dopo e i Carolingi comunque avevano una fanteria che forse aveva gli archi semplici e di sicuro usava la cavalleria, i pochi cavalieri che poteva schierare e che si poteva permettere Anche perché i balestrieri francesi non si può sentire, cioè, i anche balestrieri perché. nell'esercito del re di Francia erano tutti genovesi. Esatto, stavo per dirlo, dico, no, neanche nel tardo medioevo, quando avevano le risorse, hanno tirato fuori una fanteria decente e dovevano reclutarla in Italia, fondamentalmente, o al massimo in Gascogna, che era Francia, ma era la Ma non parte era di Francia. Francia un pochettino più, un po' diversa, diciamo, dal cuore del regno. Basta anche poi vedere a Crécy, Anzicorte, eccetera, quando il cuore della cavalleria pesante francese viene massacrata dagli arcieri inglesi, no? Che loro, Esatto. i genovesi fuggono perché stanno prendendo l'acqua e le frecce degli inglesi, e loro, i francesi, li massacrano perché, ah, siete dei codardi che abbandonate la battaglia, poi vanno a carica bassa e muoiono tutti anche loro. Esatto. Quindi, insomma, è andata un pochino così, Diciamo che ecco. la combinazione di pali piantati per terra che bloccano la cavalleria e degli arcieri ha giocato un brutto scherzo. Esatto. Bene, Ok. bene, direi che ci Allora, io siamo. direi che abbiamo visto tutto quanto la vicenda di questo assedio fondamentale Sì? per, secondo noi, per la storia dell'umanità, perché le cose comunque Direi che sì. sarebbero andate in maniera completamente diversa, perché come dimostrò l'assedio del 1204, magari la spinta, se anche partecipassimo all'ottica che l'esercito arabo, se conquistava Costantinopoli, magari non sarebbe andato oltre nei Balcani. In ogni caso, la distruzione del centro di potere amministrativo romano avrebbe portato al declino. Cos'è sto casino? Ci sono i gatti che miagolano, non si può fermarli. Si Tanto siamo in sentono? chiusura, quindi ora li lasciamo in pace. E dicevo che la caduta del centro amministrativo ha portato nel 1204 a quella decadenza che portò alla fine dell'impero. Una caduta del centro amministrativo con anche un'eventuale riconquista, perché magari gli arabi li rimandavano indietro dopo. Nel 717 avrebbe cambiato comunque tutta la storia del Sì, Medio certo, Oriente. assolutamente E sì. quindi questo fatto, il fatto che riuscirono a preservare il cuore, oltretutto il cuore della civiltà romana, perché ormai non era più Roma, ma era Costantinopoli, permise anche quella rinascita anche culturale che poi arriverà in Italia,
nel 1300, nel 1400, grazie ai Assolutamente. saggi bizantini, che non ci sarebbero stati se si fossero arabizzati o slavizzati, perché un'altra conseguenza magari della conquista araba era che tutti i territori occidentali sarebbero caduti in mano bulgara o comunque Sicuramente sì. slava, Ci e sarebbe quindi. stato una sorta di rimpasto con l'impero bulgaro, un impero bizantino-bulgaro, insomma. Esatto, cosa che avrebbe cambiato parecchio la storia dell'Europa orientale. Quindi tutti questi aspetti ci portano comunque a considerare questa data come uno spartiacque storico Sì. fondamentale. E domande, vedo che non ce ne sono. Diciamo che c'è solo un'altra persona, Gabriele, che è d'accordo con me. Eraclio magari doveva avere un po' più di polso, magari decidere. Se non proprio lui che stava male, un solo generale dire: tu sei il comandante supremo, il domestico supremo delle armate orientali, e gli altri sono sotto di te. Invece, la mancanza di polso nello stabilire una gerarchia giocola fondamentalmente una battaglia anche lì sconosciuta, perché a meno che uno non sia un bizantinista, un appassionato dell'impero romano d'Oriente, lo Yarmouk non la conosce, Esatto, direi che potremmo eppure è. approfondire in un'altra diretta la battaglia dello Yarmouk e tutto quello che ne Assolutamente, consegue. assolutamente sì. E probabilmente anche lì, se io forse l'ho scritto in un mio articolo, se la battaglia dello Yarmouk e la battaglia di Al-Qadisiyah, che si svolgono una nel 636 e una nel 638, se non mi sbaglio, nel 637, comunque a distanza di, se non un anno e Pochissimo, sì. qualche cosa a distanza, una avviene in Iraq, nell'attuale Iraq, e una avviene in Palestina. Fossero andate diverse, ma non dico un trionfo assoluto, ma semplicemente che li cacciavano indietro e senza sconfiggerli in maniera devastante, la storia poteva cambiare radicalmente. Decisamente, sì, decisamente. Perché magari l'Islam sarebbe ovviamente sopravvissuto, ma sarebbe stata la religione dell'Arabia, magari la spinta offensiva che venne fondamentalmente rinvigorita da quelle vittorie insperate contro i due grandi imperi. Lì ci sarebbe stato veramente un cambiamento storico E di ci sarebbe proporzioni molto da dire, incalcolabile. sì, anche perché secondo me uno stop all'inizio all'Islam l'avrebbe trasformato di fatto in una corrente del nestorianesimo, visto che l'Islam all'inizio non nasce come religione a sé stante, ma nasce come appunto un'eresia cristiana, e così è stato per più o meno un centinaio d'anni, che aveva molte caratteristiche simili al nestorianesimo. Certo. E quindi fondamentalmente quello, nel caso decidessimo, cosa di cui io e Emanuele abbiamo parlato, in futuro di proporre dei sondaggi what if Mi all'americano, cioè cosa piace. sarebbe successo se, questa l'analisi di quello che poteva accadere con queste due semplici battaglie, perché sono effettivamente due scontri, oltretutto di cui abbiamo cronache un po' contrastanti, perché anche lo Yarmouk, stranamente sia lo Yarmouk sia Al-Qadisiyah, che Al-Qadisiyah è combattuta contro i persiani, ovviamente, i Sasanidi, si svolgono tutte e due in 3 giorni. In quella dello Yarmouk il problema è la divisione tra i generali bizantini, che erano tre e che non decidono la strategia, alcuni sono più Sì. offensivi, altri sono più difensivi e si giocano il momento. Mentre i persiani è anche peggio, perché in quella battaglia tutto viene spiegato sul fatto che il generale persiano sfida a duello il comandante o un campione turco, cioè un campione arabo, si fa uccidere. E l'esercito si squaglia, perché fondamentalmente non ha leader e si squaglia. Anche lì un assurdo, perché non è mai capitato nelle infinite battaglie contro i romani per i secoli precedenti che il combattimento si decidesse prima con il combattimento tra la sfida tra i generali opposti. Quindi Esatto. sembra una cosa molto inventata a posteriori Sì, dalla sì, sì. storiografia araba. Probabilmente le cause anche per i persiani furono molto simili a quelle dei romani, cioè anche lì c'era una leadership debole. Nel caso di Eraclio era malato, nel caso dei Persia avevano Guerra subito civile. legnate pesanti, guerre civili una dietro l'altra, i generali non sapevano da che parte schierarsi, sottovalutarono gli arabi e quando capirono il pericolo non era troppo tardi e si fecero travolgere. Beh, direi che lo approfondiremo questo, è un ottimo Assolutamente punto sì. per le prossime dirette.
Per ora io vi ringrazio, sono già le 9 meno 10, siete stati con noi 1 ora e 20, buona, e Direi, come quindi vi al solito. lascerei andare tutti quanti a cena e noi ci sentiremo per una prossima diretta che organizzeremo a breve con Emanuele. È stato un Perfetto, a piacere, presto. vi saluto Ciao. tutti, ciao ciao! Ciao, ciao.